Chiara Conti, Chiara, insomma, questo è un personaggio tipico di qualsiasi, di qualsiasi filone del noir, no? La donna fatale che si trova poi coinvolta in una situazione probabilmente più grande di lei. Quindi volevo sapere un po' come ti ci eri accostata, anche perché in Italia è anche raro trovare un film di questo tipo. Beh sì, è raro trovare intanto un film con una donna come protagonista, sì, in effetti in Italia è raro e per fortuna appunto questo è un caso e si spera che continui così. E il mio ruolo, beh per me è stato un ruolo molto affascinante da interpretare, quindi ovviamente è una donna forte, forte del suo potere, nel senso che è una donna che arriva in un paese e sconvolge tutto quel paese, ma sapendolo, coscientemente, insomma comunque, si adegua ad ogni uomo che incontra perché lo vuole conquistare a tutti i costi, chiunque sia nella sua finta innocenza, cioè nel senso proprio diventa la moglie perfetta per il marito, diventa l'amica perfetta per l'amico del marito, l'amante perfetta per l'amante, cioè comunque ogni sua faccia ha uno scopo, cioè comunque si veste allo stesso modo nei due appuntamenti che ha con il marito e con l'amante. E gli fa fare le stesse cose perché ha una tecnica, una tattica, no? Da seguire. È inconsapevole soltanto come hai detto tu, del suo potere, dove può arrivare il suo potere. Quindi comunque il potere che arriva alla morte, questo forse lei non lo sa, però il suo potere lo conosce bene, insomma. Senti, avete girato anche in una location molto, molto particolare, probabilmente quello vi ha aiutati ad entrare nei ruoli. Beh sì, è un film che è fatto principalmente di atmosfere, no? Prima di tutto c'è questa natura che incombe continuamente sui personaggi, sulla vita di tutti i personaggi, questa chiusura anche delle cave, questi scenari meravigliosi ma freddi, chiusi, sterili, no? Ti dà un po' l'idea. E queste case, la caccia, questi uomini comunque soli che stanno sempre tra di loro. Una popolazione prettamente maschile, le donne sono quasi inesistenti, perché comunque anche se ci sono non vivono con gli uomini, stanno per conto loro, stanno chiuse in queste case con tutti questi stendardi della caccia, insomma. Ed è sì, la natura, penso sia la cosa più importante, proprio quello che poi è l'ambiente esterno e interno, insomma, nel rapporto tra le persone che vivono una realtà così piccola. Senti, ti posso chiedere se ti piace il genere noir e tutto quello che ne consegue, quindi il thriller, perfino l'horror, no? Nel noir c'è un po' di tutto. Se è un genere di cinema che seguivi, che ti piace. Sì, no, mi piace un sacco, sia il cinema che la letteratura noir, quindi tutto quello che è noir sì, mi intriga se è fatto bene, è molto difficile fare un buon lavoro, cioè scadi sempre in un cliché, cioè rischi di cadere, ma stiamo facendo delle belle cose secondo me, cioè sto vedendo delle belle cose, quindi sì, è un bel genere, un bel modo di affrontare una realtà. Da attrice anche è stimolante prendere parte a film. Beh, molto stimolante. L'intrigo è sempre una cosa che intriga, no? Quindi sì. Grazie. Grazie E allora parliamo di questo noir perché giustamente siamo in un festival del noir e soprattutto del tuo personaggio che è probabilmente un po' quello più, proprio più scuro, più dark di questa storia. a te. Sì, è un personaggio. Guarda, io non sono profondamente d'accordo con questa tua definizione, che rispetto e riconosco, al di là delle tonalità mie di oggi, di questa poca voce, di questo abito nero. In realtà io lo trovo un personaggio pieno di luce. Al di là del fatto che lui scolpisca madonnine o cose, e che ha una luce sbagliata, che non riesce ad usare, al di là di questa spicciola moralità, è un'anima come tutte le altre, sta sotto il sole come ognuno di noi. È che l'essere umano è complesso, è noir.
e scuro, se no il cinema non se ne sarebbe mai occupato, perché tende a raccontare chi siamo. E effettivamente, soprattutto questa nuova inizio di nuovo secolo, questi primi anni del 2000, ci hanno consentito di guardare un pochino indietro a tutto quel cinema, quindi abbiamo dei grandi riferimenti. Io nel mio infinito piccolo ho provato a fare, a raccontare quelle cose, quelle storie, queste storie, in un modo possibilmente più personale e più differente possibile, chiaramente con l'aiuto della storia, con l'aiuto di Tony e degli altri artisti che hanno realizzato questa opera, secondo me strepitosa. E, però l'argomento è quello, le cose che non riusciamo a dire, le cose che portiamo dentro, che a un certo punto esplodono anche in un modo banale. Sicuramente un elemento importante in tutto questo che stai dicendo, in questa storia, è questa location, questa atmosfera molto particolare, aperta ma allo stesso tempo forse anche claustrofobica, no? È sicuramente un personaggio del film, poi è anche simbolico secondo me questo marmo, al di là dei suoi bianchi che contrastano con la storia che si va a raccontare. La pietra contiene in sé molta vita, ai nostri occhi sembra immobile, ma in realtà guardandola da un altro punto di vista contiene dei movimenti interni clamorosi. La pietra è viva e questo luogo, a parte il privilegio di girare lì dove Michelangelo si andava a trovare i suoi blocchi, dove Canova andava a prendersi i suoi sassolini, perché noi abbiamo proprio girato una cava a Michelangelo, a parte questa montagna fatta a fette, meravigliose, squadrate, perfette, con delle tecniche che ci derivano dai romani. Loro rompevano questi immensi blocchi con un minuscolo pezzettino di legno umido e poi se li portavano dietro, non ci volevo neanche pensare a come facevano. Però insomma, da questo anfiteatro di roccia candida, da questi boschi incontaminati, da questo piccolo villaggio di persone operose nella loro solitudine, questa storia nasce, vive, si consuma fino ad arrivare a mettere a nudo, secondo me, la banalità del male. Un film sulla banalità del male, su questo. Grazie mille, complimenti. Grazie a voi. Grazie. Ciao. Ciao, grazie.